Passiamo a un tema diverso, ma in notevole misura collegato, anche se ha una prospettiva ancora più generale, che è quello del rapporto tra banche e impresa ai fini della disciplina delle procedure di crisi. Qui credo che sia ampiamente nota qual è la problematica. Ne parlavamo ieri a margine con Bruno Conca. Da una parte la ristrutturazione di un'impresa in crisi richiede dei finanziamenti, dall'altra parte le regole europee che le banche hanno nell'erogazione di credito sono estremamente stringenti ed arrivano addirittura a prevedere un periodo di 3 anni dopo il risanamento, la ristrutturazione, prima che il credito possa essere erogato senza essere per questo punitivo per la banca che lo eroga, il che porta a un difficile esercizio di quadratura del cerchio. Ma do senz'altro la parola ai relatori e quindi mi pare che prima Angelini, vero, se non vado errato, prego. Grazie mille Presidente, ringrazio anch'io gli organizzatori, in particolare Laura De Simone, per avermi invitato a questa iniziativa. La mia prospettiva è piuttosto diversa rispetto a quella dei relatori precedenti, non solo per l'argomento ma anche per il mio background, che è un background economico e non giuridico. Quindi vi darò una prospettiva diversa ragionando sulle tematiche a cui ha appena fatto riferimento il Presidente Panzani. In estrema sintesi, il messaggio molto di alto livello che vorrei lasciarvi è che un buon sistema giuridico che produce buone norme ma che non produce velocità, che non produce decisioni e risultati in tempi rapidi, non è un buon sistema giuridico. Questo è qualcosa di ben noto, credo, alla maggior parte di voi, ma è qualcosa che in Italia fatica a passare nella mentalità comune. Ascoltavo adesso il professor Rossi parlare di questioni che non conosco, ma la quantità di interpretazioni che ha messo avanti di fronte a questo nuovo codice dà da pensare e rafforza un po' la percezione che mi sono fatto da non addetto ai lavori, che questo codice, per quanto presenti una serie di spunti molto interessanti, rischia di non avere un impatto rilevante sul tema dei tempi, che è un tema appunto molto rilevante. Quindi, andando sulla questione del rapporto tra banche e imprese, va tenuto presente che in Italia questo rapporto è più importante e più stretto che altrove. Vi cito un dato: nel nostro paese il 30% del totale dell'attivo delle banche è composto da prestiti alle imprese, nel resto dell'area dell'euro questo dato è del 23%, quindi significativamente più basso. Il 56% dei debiti finanziari delle imprese, guardando al bilancio delle imprese, è costituito da prestiti bancari, quindi più della metà. Nel resto d'Europa in media stiamo al 36%, questo che vuol dire sostanzialmente che altrove c'è un ruolo più importante dei finanziamenti di natura non bancaria. Questo ruolo così importante nel nostro paese rende le banche particolarmente dipendenti dalle imprese e viceversa. Diceva il Presidente Panzani appunto che la normativa sui crediti deteriorati e l'approccio di vigilanza, perché sono entrambe le cose che sono cambiate, sono appunto cambiate in tempi recenti. Il mutamento connesso con il cosiddetto approccio di calendario è stato in gestazione per vario tempo ed è poi stato de facto adottato prima dalla Banca Centrale Europea con delle linee guida non vincolanti e poi dal Parlamento Europeo traducendolo in legge nel 2018-2019. Questo meccanismo nelle sue grandi linee prevede appunto, viene chiamato approccio di calendario cosiddetto, prevede una svalutazione progressiva fino a raggiungere la svalutazione integrale dei crediti deteriorati, dei non performing loans, gli NPL
come li chiamerò nel corso di questa esposizione, in vari anni, no? Per la BCE doveva raggiungere la svalutazione integrale in 2 anni per i crediti non assistiti da garanzie e in 7 anni per quelli assistiti da garanzie. In Parlamento, grazie anche al lavoro svolto da rappresentanti italiani di varie forze politiche, questi limiti sono stati aumentati a 3 anni per le esposizioni non garantite, a 7 o 9 anni in funzione del tipo di garanzia per quelle appunto non garantite. Queste percentuali fanno sì che la banca appunto debba far sparire dal proprio bilancio dopo un certo numero di anni queste operazioni, indipendentemente dalle prospettive di recupero. Se non le fa sparire dal bilancio, la Banca Centrale Europea e la legge implicano una deduzione dal patrimonio, quindi l'esposizione può rimanere in bilancio, però c'è una deduzione dal patrimonio di vigilanza che a fini pratici ha un effetto del tutto analogo. Queste sono appunto oramai non più novità. Ci sono invece delle novità che sono in arrivo, in particolare alla fine del 2020 entrerà in vigore una nuova definizione di default. Alcune banche, quelle più grandi, la applicheranno già dalla fine di quest'anno. La bottom line, diciamo, di questa nuova definizione è che si irrigidisce il criterio di valutazione dei prestiti e quindi diventa più semplice passare da uno stato in bonis a uno stato di default. Vi cito le due novità principali. La prima è l'abbassamento della cosiddetta soglia di materialità, vale a dire la percentuale di crediti nei confronti di un singolo creditore oltre la quale si determina uno stato di NPL. E la seconda è che non è più possibile compensare per lo stesso debitore nei confronti di uno stesso creditore delle posizioni scadute o sconfinanti con posizioni aventi margine disponibile. In altre parole, si passa da un mondo in cui un debitore che avesse una porzione di credito a NPL pari al 4% del totale di debiti verso un singolo creditore e avesse magari qualche linea di credito disponibile sempre presso questo creditore, a un mondo in cui si va all'1% al supero di questa soglia appunto si finisce in status di NPL e non è possibile appunto, anche avendo un 2% di margine disponibile magari su una posizione creditizia presso lo stesso creditore, compensarla. Nel complesso quindi questo meccanismo nuovo potrebbe accentuare l'impatto delle misure di calendario, far partire prima l'ingresso in NPL e far partire prima il contatore. Quindi in sintesi, sia la regolamentazione sia la supervisione bancaria sono oggi più rigide su questo tema degli NPL. È ben noto che la Banca Centrale Europea ha chiesto dei piani di riduzione alle banche significative, la Banca d'Italia ha fatto una manovra, diciamo, più morbida ma di caratteristiche sostanzialmente analoghe verso le banche più piccole sotto la propria responsabilità. Questa maggiore rigidità interagisce con i tempi della giustizia. È evidente che se il tempo medio di recupero di un credito deteriorato è di 7 anni, ci sarà una metà della distribuzione che va oltre i 7 anni e quella metà della distribuzione sarà impattata pesantemente dall'approccio di calendario. Quindi c'è una grossa asimmetria che si viene a creare in ambito bancario a seguito di queste regolamentazioni in funzione della velocità dei tempi della giustizia. Il dibattito a livello europeo su queste leggi e questi regolamenti ha visto
l'Italia abbastanza isolata, in quanto appunto nella media degli altri paesi questo problema non viene percepito come rilevante. Negli altri paesi un'impresa che non onora i propri debiti dopo sei mesi, dopo un anno, più o meno viene considerata gone concern e non è più, diciamo, particolarmente problematica. In Italia, cito questi dati della Banca Mondiale che sono uno degli indicatori che consentono di farsi un'idea delle performance relative, l'Italia ha una performance non positiva sul fronte del numero di giorni necessari per risolvere una controversia in un tribunale di prima istanza. In Italia questo numero è superiore ai 1100 giorni secondo la Banca Mondiale. Peggio di noi fa solo la Grecia con 1600 giorni, il Portogallo sta a 800, la Francia, la Spagna, l'Austria sono sui 400 giorni, quindi circa un terzo, meno di un terzo rispetto ai tempi che abbiamo nel nostro paese. La interrompo un attimo. No, sì, per dire che penso che emergerà poi dal successivo panel, in realtà negli ultimi due anni questi tempi sono stati molto recuperati in maniera rilevante, anche se probabilmente i dati statistici che sono disponibili in molte sedi sono ancora quelli risalenti, ma comunque c'è stato un recupero di efficienza soprattutto sulle esecuzioni individuali che immobiliari che è importante. Sì, sì, la ringrazio Presidente. So che ci sono dei miglioramenti, è proprio di ieri una pubblicazione di colleghi della Banca d'Italia sulla questione delle procedure esecutive che fa vedere che i provvedimenti del 2015-2016 hanno avuto un impatto rilevante sulla durata delle procedure. È possibile che la Banca Mondiale sia in ritardo, in effetti i dati non sono aggiornatissimi, temo tuttavia che il gap da recuperare sia ancora piuttosto ampio. Non mi soffermo sulla questione dei costi che questo tipo di meccanismi produce sulle banche. Gli NPL elevati appunto creano problemi sia perché a un certo punto diventano un problema per la stabilità finanziaria, è necessario cederli e tipicamente i prezzi di cessione sono più bassi dei tassi di recupero che le banche possono ottenere mantenendo queste posizioni sul proprio bilancio, sia perché la lentezza nei recuperi impatta sul tasso di recupero anche effettuato mantenendo la posizione a bilancio. Abbiamo pubblicato dei dati che fanno vedere che sulle posizioni in sofferenza che vengono chiuse a un anno dal momento di ingresso a sofferenza, le banche riescono a recuperare in media più del 60%. Questo dato si riduce al 30% e poco più per le posizioni che rimangono in bilancio per più di sei anni. Quindi ci sono delle perdite che le banche fanno a seguito della lentezza delle procedure di recupero e che tendono inevitabilmente a scaricare sulla clientela e sulle imprese. Un altro elemento importante di interazione tra normativa e supervisione sugli NPL e i tempi di recupero è che la regolamentazione prudenziale che abbiamo recepito dall'Europa non distingue tra quelle che noi chiamiamo sofferenze e le cosiddette inadempienze probabili. Si tratta sostanzialmente di posizioni creditizie che fanno capo a debitori ancora operanti, le inadempienze probabili, o a imprese che non operano più. Questa è una cosa importante che in Italia fa chiaramente molta differenza, nel resto d'Europa molto meno, in quanto appunto i tempi di passaggio da una categoria all'altra tra going e gone concern sono molto più rapidi in caso di crisi. Questo è importante perché adesso le inadempienze probabili sono una grossa quota del totale dei crediti deteriorati. Quindi, essendoci una pressione da parte della vigilanza e del regolatore per ridurre questi crediti, è possibile che questi crediti debbano andare sul mercato.
con il meccanismo prudenziale in atto è possibile che le banche, sotto la pressione appunto di liberarsi di questi crediti, possano diventare meno disponibili a supportare le imprese in una situazione di crisi. In buona sintesi, quindi, se avere NPL, crediti deteriorati, diventa più costoso, le banche tenderanno ad averne di meno. Come fanno ad averne di meno? I finanziamenti con le imprese, alle imprese con un merito di credito meno solido potrebbero essere erogati con maggiore cautela o a prezzi più elevati. Per adesso effetti di questo tipo non sono chiaramente visibili. Sul fronte dei prezzi non si vede davvero molto, sul fronte delle quantità ci sono delle evidenze che possono apparire preoccupanti. Come sapete, il credito alle imprese va avanti a tassi nulli o negativi da tempo. Oggi il tasso aggregato è di circa almeno 1%. C'è anche una grossa differenza all'interno dell'aggregato tra la crescita del credito alle imprese con buoni fondamentali, con buoni indicatori di bilancio, che è positiva da diversi anni, e quella del credito alle imprese percepite come più fragili, che invece continua a contrarsi. Quindi questa evidenza è coerente, che il mutamento regolamentare sul fronte degli NPL possa aver determinato degli effetti, anche se questi effetti sono, da un punto di vista empirico, molto difficili da districare da effetti macroeconomici più ampi. Vengo rapidamente a qualche considerazione sul nuovo codice della crisi d'impresa. La domanda, appunto, da cui era partito è se sarà in grado di velocizzare le procedure ulteriormente, renderle più efficienti e quindi retroagire in maniera positiva sulla relazione tra banca e impresa. La mia valutazione, da non avvocato, diciamo, da non giurista, è che nel complesso in questo testo emergano degli elementi interessanti, che ci sia una coerenza con l'esigenza di velocizzare l'emersione e la gestione delle situazioni di difficoltà. Ci sono però vari punti di attenzione. Uno che colpisce, per esempio, è la mancanza di disposizioni finalizzate ad accrescere la specializzazione dei giudici, dato che non è stato attuato il principio di delega previsto dalla legge. Questo crea il rischio che questo si traduca in un aggravio del lavoro delle strutture e quindi in un allungamento dei tempi della giustizia. Un'altra questione importante riguarda le procedure di allerta, di cui si è discusso a lungo ieri, no? L'obiettivo del codice, da questo punto di vista, è condivisibile. Viene messo in piedi un meccanismo che appare ispirato al modello tedesco, che vuole responsabilizzare gli amministratori, sindaci, revisori a non essere inerti di fronte a una situazione di crisi. Questo meccanismo, peraltro, ha una serie di peculiarità. È un meccanismo obbligatorio ed è questa, a quanto comprendo, un po' una unicità in ambito europeo. Ha una taratura piuttosto difficile. Se uno mette in piedi un meccanismo troppo prudente, non ottiene il risultato sperato. Se la taratura degli indicatori è troppo aggressiva, si genereranno troppi falsi positivi. E troppi falsi positivi vuol dire troppe imprese che magari non sono in crisi, ma che vengono segnalate come tali, possono creare problemi di difficile gestione da parte delle strutture preposte alla gestione di queste segnalazioni, l'OCRI ma anche i tribunali. C'è di nuovo un tema di rischio di retroazione con la regolamentazione bancaria. Se il meccanismo segnala una situazione di crisi temporanea che magari avrebbe potuto poi col tempo e con uno sforzo essere
riassorbita, l'emersione di una crisi di questo tipo può determinare il passaggio a non performing loan da parte delle banche creditrici e quindi far sì che la crisi, se non gestita in maniera adeguata, da temporanea che poteva essere, diventa irreversibile. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è chiaramente consapevole di queste tematiche e, cioè, da quanto comprendo ci sta attivamente lavorando, quindi dovremo vedere quale sarà il risultato di questi lavori. Ma anche supponendo che il meccanismo di allerta precoce funzioni in maniera adeguata e determini l'emersione anticipata della crisi, cosa succede dopo? Occorre gestirla questa crisi. E i tempi previsti dal codice per gestire questa fase successiva all'emersione sono molto sfidanti, no? Sono previsti 6 mesi per individuare un accordo tra creditore e debitore. Ora, nell'esperienza italiana questo accordo è molto difficile da raggiungere, c'è un tema di multiaffidamento che è un po' un'altra peculiarità del nostro paese che determina difficoltà per arrivare a un accordo in tempi brevi, ci sono grossi problemi di agenzia, di incentivi non allineati da parte dei diversi creditori che rende questo meccanismo complicato. C'è poi un tema anche di scarso sviluppo dell'industria della ristrutturazione d'impresa nel nostro paese, cioè è necessario, una volta che la crisi sia emersa, che essa venga gestita in maniera rapida individuando nuove competenze manageriali se ce n'è bisogno, individuando nuova finanza di debito, nuova finanza di equity. Sono questi un po' gli ingredienti che sono necessari. In Italia i fondi di ristrutturazione sono pochi, si stanno sviluppando, ci sono varie iniziative anche in ambito bancario su questo fronte che appaiono promettenti, ma sicuramente si tratta di un'industria ancora molto indietro in termini di sviluppo. Alla fin fine, se non si trova un accordo tra l'impresa e i creditori, l'imprenditore sulla base del nuovo meccanismo ha un incentivo a tornare a ricorrere a una procedura di regolazione della crisi e quindi si torna un po' indietro al punto di partenza. Si tratterà di vedere se poi le procedure di regolazione della crisi, che pure vengono toccate dal nuovo codice, riusciranno a essere più efficienti che in passato. Chiudo, dato che sono fuori con i tempi, ecco, è importante riportare la nostra economia, la sua infrastruttura economica e giuridica verso la media europea, dalla quale si discosta sotto molti aspetti. Occorre rinnovare gli sforzi per risolvere il problema della lentezza della nostra giustizia civile in senso lato, si sta facendo molto ma occorre fare ancora di più, occorre incoraggiare con ogni strumento dell'industria della ristrutturazione d'impresa, occorre ridurre la leva finanziaria delle imprese. Chiudo con riferimento all'ACE, al meccanismo di aiuto alla crescita economica che è stato abolito l'anno scorso. Ci sono evidenze empiriche che questo meccanismo in un solo triennio ha contribuito a ridurre in maniera significativa la leva delle imprese non finanziarie in Italia. Questo meccanismo è stato abolito appunto con la legge di bilancio del 2019 ed è stato sostituito da una misura che prevede un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti. Sarà, credo, molto importante che il legislatore valuti con attenzione il funzionamento del nuovo meccanismo e prenda provvedimenti se non dovesse rivelarsi così efficace come l'ACE. Grazie. Il tema dei tempi di negoziazione è un tema centrale. Io do solo un'indicazione. La norma sulla durata massima delle misure protettive dei 12 mesi che c'è nel codice della crisi, ma è presa dalla direttiva, lo dice espressamente la relazione governativa, è una delle pochissime norme della direttiva che dalla prima proposta del 2016 al testo finale non ha avuto alcuna richiesta di modifica. Questo significa che questi tempi vanno bene a tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, tranne che all'Italia. Allora forse dobbiamo cominciare a ragionare che cos'è che non funziona nei nostri tempi e
oggi abbiamo avuto una spiegazione tecnica finalmente che dice che le modalità di erogazione del credito da una pluralità di banche creano dei problemi, però evidentemente siamo noi che dobbiamo allinearci al resto del mondo, non il resto del mondo a noi. Bruno, è il tuo turno, chiedo la massima sintesi perché dobbiamo recuperare. Assolutamente, anche per me naturalmente non solo è doveroso, ma anzi il ringraziamento all'organizzazione e a Laura De Simone che avendomi invitato un'altra volta ancora è nella mia vita diciamo un rapporto di fidelizzazione che per il carattere che ho è veramente rara avis. Allora cerchiamo di ridurre i tempi in particolare della relazione e ovviamente dovrò essere aforistico. Come ricordava il Presidente, l'oggetto di questo, il titolo di questa parte di sessione è molto ampia, no? Quindi l'insolvenza nel rapporto tra banche e imprese, quindi sembra suggerire un esame sulle varie campiture del codice della crisi, ma questo non potrà essere fatto. Quindi non dirò le ragioni per cui un cambiamento significativo nel rapporto tra creditori, tipicamente creditori bancari e debitore, cioè sarà oggetto della sessione successiva in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, perché lì invece un cambiamento statistico sarà rilevante, perché l'esdebitazione non si nega più a nessuno e i creditori saranno stimolati a chiedere la liquidazione controllata, tenuto anche conto di quella formulazione della norma del creditore anche non munito di titolo esecutivo, non fosse altro per esternalizzare i costi rispetto a una procedura esecutiva, e quindi lì ci sarà un cambiamento significativo. Non dirò le ragioni per le quali in materia di liquidazione giudiziale in realtà non è cambiato molto, perché da un punto di vista di efficacia della liquidazione dell'attivo, anche in un'ottica di estremo going concern, le cose rimangono ferme alla riforma Vietti degli anni, quindi 2006-2007, semmai c'è qualche ritocco da pensare in materia di revocatorie, non cambiate nell'oggetto, ma attraverso la costruzione di quella litispendenza fallimentare, cioè il termine per il periodo sospetto che decorre finalmente non più dalla pubblicazione della sentenza di fallimento di liquidazione giudiziale, ma dall'inizio del procedimento, comporterà anzi una rivita seppur razione temporis limitata ma non esigua in materia di revocatorie. Non dirò le ragioni per cui in definitiva non è cambiato moltissimo nel profondo restyling degli istituti che già conosciamo: concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, meno gli altri, la convenzione di moratoria non è stata toccata anche dove avrebbe dovuto esserlo. Essendo un po' un falso problema, come ha ricordato ieri Massimo Fabiani, diciamo la geremiade sul fatto che con questi livelli, con queste soglie, sostanzialmente non si riusciranno più a fare i concordati preventivi, non si riusciranno più a fare i concordati preventivi degli ultimi 10 anni, perché ex lege, e attraverso una valutazione assiologica che naturalmente non mette conto poi all'interprete affrontare, si sono stabilite delle soglie di tollerabilità del sacrificio per i creditori in relazione alla situazione che era pregressa, ecco il concordato liquidatorio, e in relazione al concordato di continuità, poi bisognerà vedere la tenuta di questa perimetrazione, in particolare con la continuità indiretta mista in relazione alla direttiva europea, ha un principio di realtà, cioè una ristrutturazione delle 3 scrivanie non vale nulla, ci vuole un mantenimento in qualche modo di un complesso aziendale. Più che il tema delle soglie c'è il tema però dei tempi, cioè il fatto di essere vincolati alle misure protettive, quindi alle inibitorie di azioni esecutive nei 12 mesi, significherà che la negoziazione, per così dire, post mortem, cioè attraverso la proposizione di un concordato preventivo, poi da ritoccare attraverso modifiche delle proposte, specie se si arriva già da una fase di negoziazione precedente nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi, 3-6 mesi e poi ancora quella durata, non sarà più possibile e quindi comporterà la necessità di una temporizzazione completamente diversa da parte dei tribunali.
Qui però non sono appunto solo i tempi della giustizia, sono i tempi delle banche, cioè è vero che, e da questo punto di vista, ecco, il codice è un codice fino a un certo punto, nel senso che se non interloquisce con il principale degli interlocutori e non tiene conto della disciplina interna, diventa un po' un'ulteriore, come dire, declinazione della incomunicabilità dei tempi moderni. Le novità del codice, quindi le nuove prospettive, dovrebbero essere allora riservate al procedimento di composizione della crisi a seguito dei meccanismi, delle segnalazioni di allerta. Più volte è stato ricordato ieri e da molti si dice che la vera scommessa di tutta questa testo di 391 articoli, salvo errori e omissioni, è proprio in questa parte. Ora, direi però che da questo punto di vista, circa le possibilità che effettivamente si schiudano nuove prospettive di risanamento, qualche dubbio c'è, e mi concentro, dedicando due minuti a parola, a quattro parole: crisi, prededuzione, rotazione e riservatezza. Crisi. Per tutta la sessione mattutina di ieri, molto interessante, anche se un po', come dire, ostrogoto per chi è giurista, gli aziendalisti ci hanno spiegato di tutti questi meccanismi, infier, indicatori, indici, indizi, l'elaborazione, la necessità di tarare correttamente. Problemi complessi, ma alla fine, dal punto di vista del giurista, il prodotto finito qual è? È la crisi di cui all'articolo 2, che chiaramente definisce questa situazione in termini prospettici, cioè una probabilità di insolvenza che in particolare per l'impresa è l'incapacità dei flussi di sostenere le obbligazioni pianificate nei 6 mesi, il che molto brutalmente significa che anche se Stefano Ambrosini ha detto il tema delle obbligazioni pianificate, cosa significa? Ma che largo circa significa che a 7 mesi in via prospettica non riesco più a pagare gli stipendi, o c'è il fondato rischio che questo succeda, non riesco più a pagare i fornitori, non riesco più a pagare gli oneri finanziari. Ecco allora che in questa nozione di crisi, sotto il cielo vedo qualcosa di nuovo, anzi d'antico, cioè è la vecchia temporanea difficoltà ad adempiere. Non c'è una vera, nel senso che non c'è una differenza ontologica tra crisi e insolvenza, ma proprio in relazione all'insistita prospettiva di prognostica probabilistica, c'è quello stesso discorso che all'epoca si faceva. È una questione di prospettiva. Da un punto di vista della temporanea difficoltà ad adempiere è un dissesto reversibile, l'insolvenza invece le jeux sont faits. In secondo luogo, come ricordato Giovanni Nardecchia ieri, gli istituti tradizionali, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, ma anche, si dice, il procedimento di composizione dell'OCRI, dovrebbero essere aperti anche al soggetto che non è in crisi, in questa espressione dell'articolo 2, ma anche insolvente, nel senso che non ci sono argomenti testuali per ritenere che ne sia escluso, rimanendo dunque nello stesso tema di inqualificazione tra crisi e insolvenza che abbiamo dal 2005 in avanti. Anzi, il legislatore era proprio intervenuto a stabilire una equivalenza ai fini dell'ammissione al concordato preventivo. Terzo, e lo ricordava Stefano Ambrosini all'inizio dei lavori di ieri, non vi sono parimenti elementi testuali per ritenere che a questi istituti, ivi compresi l'OCRI, si possa accedere in una situazione di precrisi, cioè in una situazione meno grave di quella che in termini prospettici dovrebbe portare a un'insolvenza nell'ambito dell'esercizio. Allora ecco che qui c'è un problema. Da un lato il timore è molto stressato sui falsi positivi, ma in realtà che con questi tempi estremamente stringenti e con questa asticella per gli istituti tradizionali, in realtà tanto anticipati non siamo. Siamo già in una condizione di particolarmente grave che potrà condurre effettivamente a poche operazioni di risanamento. Giocano allora un'estrema importanza quegli assetti organizzativi, che dovranno anche essere assetti informativi adeguati per stimolare l'imprenditore non ad accedere a tutte queste cose qui, ma prima, perlomeno poco prima, ad arrivare alle operazioni di risanamento in termini bonitari attraverso le operazioni corporate. L'altra questione è, ecco, prededuzione, cioè
Attenzione che se uno dei principi della legge delega era quello di risistemare tutto il tema un po' stratificatosi a modi arenari dei finanziamenti alle imprese in crisi, c'erano forse più norme sui finanziamenti che finanziamenti effettivamente erogati. Questa opera di riordino, pur coi tempi estremamente concitati cui è stata costretta la Commissione, è stata fatta, ma alla fine il risultato qual è? Che i finanziamenti in esecuzione, i finanziamenti in funzione sono possibili in relazione alle ipotesi tradizionali: concordato preventivo, accordo di ristrutturazione. Non è previsto, per quanto mi risulta, in relazione a questi procedimenti di composizione della crisi gestiti davanti all'OCRI, sino a che l'OCRI non sia colui che il soggetto che veicola uno degli istituti tradizionali. Allora è chiaro che da questo punto di vista direi che per il sistema finanziario, per le banche, non, laddove il risanamento necessiti di una forma di finanziamento all'impresa, non potrà che necessariamente indirizzarsi verso gli istituti tradizionali e non sul tavolo dell'OCRI. E questo vale anche in relazione all'unica vera forma di finanza che si è creata in questi anni, e cioè una finanza endogena generata attraverso lo scioglimento dei contratti. Lo scioglimento dei contratti e quindi l'eliminazione di partite in prededuzione, la loro conversione in indennizzi chirografari, è di nuovo norma possibile negli istituti tradizionali, ma non nell'ambito delle soluzioni alternativamente concordate, diverse da concordato accordo di ristrutturazione, nell'ambito dell'OCRI. Riservatezza. Grande preoccupazione, come riconoscere, quindi come assicurare riservatezza alla gestione della crisi davanti all'OCRI. C'è anche un problema però opposto: come non essere troppo riservati, cioè nel momento in cui l'organismo di composizione interviene addirittura per concorrere a selezionare ipotesi di soluzione che devono coinvolgere evidentemente gli interlocutori dell'impresa, fornitori, banche, è pensabile che tutto questo avvenga nelle stanze chiuse e che l'OCRI possa, come dire, autorizzare il debitore a trovare nuove fonti di finanziamento, a chiedere ancora ai fornitori di fornire, alle banche di aprire linee di credito, senza che nulla si dica del fatto che è aperta, non poco importa se per effetto di una segnalazione o per effetto di una volontà del debitore, un procedimento di composizione della crisi, e poi si va in insolvenza, in liquidazione giudiziale. Quali sono le responsabilità? Quindi, al di là delle possibilità del sistema di fare filtro, ci sarà la necessità di trovare una stanza di compensazione con tutti questi soggetti, necessariamente comunicando, a pena di responsabilità notevoli. E qui veniamo, e forse davvero lì ci sarà necessità di un intervento nei decreti correttivi che sono stati previsti per effetto della legge delega, della successiva legge delega di marzo di quest'anno. L'OCRI è per ora un soggetto dallo statuto molto incerto. Cos'è? Cosa fa? Chi è? È pubblico ufficiale? Non c'è scritto. Massimo Fabiani diceva organismo di diritto pubblico, ma non c'è una equiestensione tra i due concetti. Nel momento in cui interviene non sulla soluzione della crisi, ma sulle indicazioni addirittura a come operare, adesso lo dico in termini provocatori, ma che diventa imprenditore pure lui? E in ogni caso, quali sono le responsabilità di questi soggetti nel momento in cui il piano fallisce? Ecco, lasciare tutto questo in un quadro di totale indeterminazione crea un enorme problema, e crea un enorme problema specie se il meccanismo di selezione non diciamo della truppa dei componenti dell'OCRI, ma dell'individuazione del collegio è fatta, io comprendo naturalmente le ragioni, però in termini di rotazione. Trasparenza e rotazione. Allora, voi capite che il fatto, sia pur con il temperamento del tenuto conto della specificità dell'incarico, ma cosa vuol dire tenuto conto della specificità dell'incarico? In una situazione di questo genere, quindi, noi abbiamo già la rotazione
per così dire, coreana dei giudici attraverso un meccanismo tabellare di assegnazione predeterminata degli affari, si è andati sempre di più, per ragioni comprensibili e sempre più vere, a una rotazione pressoché automatica, solo temperata da esigenze di efficienza, di curatori, commissari giudiziali e quant'altro, ma qui stiamo parlando di soggetti che diventano di una sorta di advisor pubblicistico e che non conoscono nulla dell'impresa e in 30 giorni devono già dare delle linee di indirizzo. E allora fare il sorteggio sostanzialmente anche di questi soggetti diventa estremamente pericoloso, il secondo tassello critico rispetto a quello del problema della mancata adozione delle, la mancata attuazione della delega in materia di specializzazione della, della magistratura in questa materia. Dunque la scommessa, e vado a concludere, è come è davvero estremamente aleatoria o meno, ma io sono un pessimo scommettitore, mi adeguo e punto nella stessa misura in cui ha puntato il legislatore, che all'articolo 12, dopo che il punto cruciale di tutto il sistema è questo meccanismo di anticipata emersione della crisi con tutti gli istituti preconcorsuali e concorsuali, alla fine però dice: attenzione, dall'ambito di applicazione di tutti questi istituti sono escluse le grandi imprese, i gruppi di rilevanti dimensioni, le quotate, le banche, le assicurazioni, tutto il mondo finanziario, evidentemente con una fondata preoccupazione o falsa coscienza che tutto questo sistema possa condurre invece scosse telluriche a sua volta di carattere sistemico. E allora da questo punto di vista, citazione, stiamo sereni. Grazie. Dovrei, perché i temi sono stati ultimi che ha sollevato Bruno Conca, sono stati estremamente stimolanti e avrei mille cose da dire, non ne dico nessuna perché il tempo non lo consente, quindi ringrazio i relatori.